Gli economisti, è riduttiva qui, e poi ciascuno di noi perché ha studiato e professionalmente si è occupato di questa spinosissima materia, possa essere anzi diventato un economista, va bene, però linea di massima, qua vi voglio sentire un amico, un compagno, un fratello, un essere umano. Si dice razio di spesa fino a un certo punto. Nino mi pare, voglio dire, mi chiamano Nino dappertutto. Allora, tu hai una fretta. Come ti chiami? Io non mi chiamo. Allora, io da me. Vabbè, visto che ho cominciato, faccio un intervento veloce perché poi non voglio parlare di economia oggi. In effetti, ho sentito delle cose interessanti, volevo puntualizzare tre aspetti. Allora, il primo, la setta dei Sadducei era la maggioranza, la grande maggioranza della cultura ebraica ai tempi di Gesù, ed erano i suoi nemici, ed erano i cosiddetti materialisti, i quali non credevano nella vita dopo la morte, neanche per l'anima, e quelli che l'hanno condannato, eccetera, c'erano tutti i Sadducei. Noi crediamo che fossero farisei, in effetti Gesù era un fariseo bianco, che aveva un'impostazione spirituale diversa, più pratica, dei farisei neri, che erano quelli formalisti, contro cui nel Vangelo Gesù se la prendeva, eccetera, eccetera. E quello che è anche importante sottolineare è che non era nemmeno, nonostante io credevo questa cosa all'inizio, poi dopo ho studiato di più la faccenda, non era nemmeno un'essena, perché gli esseni si rifiutavano di pagare le tasse, non mangiavano la carne e soprattutto avevano tutta una serie di regole molto rigide, mentre quello che è importante rispetto all'intervento della presotto di prima è che l'impostazione di Cristo è un'impostazione che in fondo mette al centro del ragionamento il buon senso, che è un modo più popolare di intendere il diritto in contrasto con la legge. Quindi se la legge dice il sabato non devi lavorare, perché quello diceva il Talmud, Gesù dice: ma se ti cade l'asino di sabato dentro al pozzo che fai, non lo vai a tirare su? E aveva già detto tutto. Quindi questi concetti li dobbiamo molto sottolineare, ovviamente quello che dicevo Angela dei Sadducei, che essendo considerati dei materialisti, chiaramente da loro promanava poi anche quella componente che poi volgarmente chiamiamo satanica, ma è una cosa più complessa, così come purtroppo dal lato sinistro degli esseni è venuta fuori una componente molto più sofisticata dei satanisti stessi, giocando sulla confusione, esatto, fra la spiritualità del lato sinistro, che è una cosa molto più complessa ed elevata, il percorso sinistro, esatto. No, volevo puntualizzare queste cose per arrivare all'ultima mia considerazione. Questo, voglio dire, anche per capire cosa stiamo facendo, che stiamo bene insieme, che ci piace parlare di queste cose, poi quando approfondiamo l'economia anche va bene, e non solo l'economia, va bene, come si è dimostrato. Però mi domando, c'è una finalità al di là di quello? Perché io l'altro giorno sono stato alla Camera, invitato dai 5 Stelle, e sono rimasto sbigottito da alcune circostanze. Io sono anni che frequento ambienti, anche dei 5 Stelle, ben inteso, ma MMT e chi più ne ha più ne metta, per parlare di queste problematiche economiche, quindi sono abbastanza conosciuto come faccia, come nome, eccetera. Lì non mi conosceva nessuno. E questo mi ha stupito, perché poi ero stato portato da quelli dei grillini che invece si interessano di economia, mi conoscono, mi hanno trascinato lì quasi per forza. E mi sono domandato, ma allora questi neodeputati chi sono? Aspetta, però stamattina alla stazione di Bologna, stavo morendo di freddo, perché non so perché, ieri sera a Rimini ho fatto una conferenza, stavo in giacchetta, stavo bene. Stamattina a Bologna con tutto il cappottone da neve, stavo morendo di freddo. Però ho capito, perché quelli che si sono trovati nelle liste a un alto livello e quindi eletti in base al meccanismo che immagino conosciate tutti quanti,
non è gente non è gente che si interessava di economia, di problemi sociali, di lavoro, di ambiente, eccetera, eccetera, salvo qualche eccezione. Ma è la gente che va sul web, dove gioca, dove chatta, dove a un certo punto c'era una cosa carina da fare, che era quello di prendere più preferenze degli altri per essere nelle parlamentari e poi messo a un certo livello dentro la lista, in base alla quale automaticamente poi, non pensando magari nemmeno che avrebbero preso 9 milioni di voti, ma questo è un altro discorso. E quindi ci troviamo anche a confrontarci con questa situazione, per dire che è un problema che adesso sta mettendo in difficoltà, per fortuna, perché già il PD, avete visto, ha cominciato da qualche settimana a modificare il programma, perché prima, ai tempi delle primarie, questo ve l'ho già raccontato, quelli che volevano andare a votare il PD dovevano sottoscrivere che approvavano il governo Monti, cioè il programma Monti, l'agenda Monti, no? Poi dopo si sono litigati, Monti è uscito, è andato in proprio, è stato criticato persino da Napolitano, e poi è uscito Berlusconi che si è ritornato in politica e è successo tutto il casino. Però il PD ha fatto questo passo, anche perché c'è questo incubo della discesa di Renzi, da cui non si sa cosa ci si debba aspettare, ma questo adesso non mi interessa, perché non voglio parlare né del PD, però voglio dire, stiamo attraversando, mi hai preceduto, cioè stiamo attraversando un momento particolare, ci sono forze politiche che sono rimaste rigide sulle loro posizioni, forze nuove che non si sa bene, non lo sanno neanche loro cosa devono fare, altre forze che si stanno interrogando, ma non credo che ne uscirà granché finché non risolveranno il problema dei problemi, e cioè che le risorse monetarie e finanziarie non sono scarse. Finché non capiamo questo, e capiamo anche che non possono nemmeno essere illimitate, come sta facendo la banca, la BCE e le banche centrali solo nei confronti a favore delle banche, esatto, però dobbiamo trovare la soluzione fra questi due estremi, così come, e ho finito, noi dobbiamo indicare una soluzione che non può essere né la decrescita, che per definizione è infelice, e non può essere nemmeno la crescita illimitata, perché anche quella è insostenibile. Dobbiamo trovare una via di mezzo, che non è il mezzo in centro, forse un pochino più dalla parte della decrescita sotto certi versi, però deve essere sempre uno sviluppo, cioè da che cosa lo giudico? Dal fatto che i giovani abbiano vere opportunità di scegliere cosa fare, lavorare, non lavorare, comunque sopravvivere, comunque avere una prospettiva e non diversa da quello di essere schiavi, perché ovviamente l'obiettivo fondamentale è quello della crescita della nostra consapevolezza e di evitare di diventare schiavi. La cosa positiva è che, avendo visto quello che ho visto in Congo e avendo visto quello che ho visto da altre parti, i tentativi di genocidio, di massacro, le malattie, eccetera, tutte queste cose non hanno piegato l'umanità, perché la gente comunque vive, fa figli, campa, si oppone, pensa, si ribella, poi a volte mancano gli strumenti e questo è un problema, però fondamentalmente l'essere umano manifesta questa caratteristica, e quindi i piani di quelli che vogliono sterminare l'umanità, e ci sono e quant'altro, non possono passare, però il modo di ottenere il risultato, che comunque è quello, cioè che l'umanità comunque campa, vive, sopravvive, si ribella, pensa, manifesta la propria dignità e la propria libertà, il percorso è importante che noi ne troviamo uno il meno grave possibile, il meno brutto, il meno tragico, ecco, questo sì, questo è il nostro compito, diciamo così. Esatto. Creando allora, creando altro, certo. E a proposito di questo, noi abbiamo due personaggi. Grazie per il personaggio. No, perché se dice comunista ti sbagli, se li chiami per noi ti sbagli uguale, allora qui dobbiamo trovare il personaggio, no, soggetto, no. Individuo, no. Ok, allora. Allora, creare altro vuol dire inventare, vuol dire portare avanti qualcosa di nuovo, a proposito di indicazione fattiva, la cambiale sociale. Allora, intanto io vorrei fare un consuntivo a
insomma, quasi termine di questo incontro, e cioè mettere in chiaro che qui abbiamo parlato di concetti rivoluzionari e quindi noi siamo rivoluzionari. E quindi questo è un primo dato di fatto che avviene magari anche a misconoscenza della maggior parte delle persone, ma che comunque porta questo incipit iniziale, e cioè noi vogliamo cambiare dentro di noi, vogliamo cambiare fuori di noi. Allora, la prima cosa da fare che fa una persona intelligente e cosciente è quella di farsi la domanda, cogito ergo sum, come ho detto prima Lorella, ma anche dove sono, chi sono e in che posizione mi pongo rispetto all'ambiente che mi circonda. Non solo l'ambiente esterno, concreto e fisico, ma proprio l'ambiente logico, l'ambiente della coscienza in cui io mi trovo. E quindi in base a questo poi vi do delle risposte. Noi questa fase ormai l'abbiamo superata. Noi con Nino, Domenico, Marco della Luna e tanti altri amici abbiamo ispezionato, esaminato tutto quello che c'era da sapere di quello che hanno messo in atto questi signori che ci hanno portato alla condizione attuale negli ultimi 600-700 anni, 800 anni, insomma. Che gradualmente si è poi iperbolizzato nel corso degli ultimi anni, in particolare negli ultimi 7-8 anni, che ci ha condotto a questa situazione mondiale recessiva, a questa crisi intenzionale, periodica, e che porta le conseguenze di poi carestie, sfaceli, sommosse, rivoluzioni, eccetera. Allora noi dobbiamo dare adesso la fase successiva. La fase successiva ci hanno creato un problema, perché questo problema è stato indotto, e noi abbiamo però la possibilità, da persone coerenti, coscienti, consapevoli, ricercatrici, esploratrici di nuovi percorsi, ci creano un problema e noi prospettiamo nuovi percorsi. E quindi il nuovo percorso da fare è intanto la rivisitazione, come diceva anche Lorella, della terminologia che hanno utilizzato per deviare le nostre menti e i nostri concetti, e poi riproporre, analizzando appunto queste tematiche, riproporre la esatta definizione e anche concettualizzazione delle verbalizzazioni. Quindi, per esempio, come diceva prima anche Lorella e qualcun altro, ci sono state nel corso dei decenni le graduali mistificazioni, perché questa gente è abituata a... Io sono master di programmazione neurolinguistica e quindi so bene quando attraverso le parole si cerca di infinocchiarmi. Questo avviene continuamente, la gente lo fa anche non intenzionalmente, ma tutti... che ne so, basta dire per esempio che hai mangiato stasera e uno dice quello che gli appare più vero di quello che ha detto, ma in realtà non è la verità oggettiva, e viene spontanea al primo, quindi per di più c'è gente invece che lo fa intenzionalmente, e quando lo fa intenzionalmente ovviamente mistifica in maniera professionale perché lo sa fare. Per esempio prima però abbiamo parlato dei Grillini, di Casaleggio ed altri, questi lo fanno professionalmente. Berlusconi, Berlusconi. Allora, è come uno che conosce l'inglese, fate conto, io conosco l'inglese e quando sento qualcuno che ha un accento inglese, io so già che lui è inglese. Quando io sento uno come Berlusconi, io so che lui è un programmatore neurolinguista, lui è uno capace di esprimere concetti e distorcere anche attraverso la comunicazione il messaggio e quindi la comprensione a seconda dell'individuo che lo riceve. Allora, noi oggi qui, per tornare al discorso che mi ero preparato per Benino, dobbiamo mettere in chiaro dei concetti che ci sono stati, diciamo, indotti intenzionalmente errati. Allora, ci parlano dei tre poteri dello Stato, potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Non è vero. Sono quattro i poteri, quattro, non tre, quattro, e il più importante c'è sotto sotto. Il più importante è quello monetario. Cioè, il potere monetario è quello che permette a qualunque governo, a qualunque esecutivo, a qualunque potere giudiziario di esistere, non di agire, già solo di esistere. Se noi dimentichiamo e non sappiamo questa cosa, abbiamo
una rappresentazione della realtà sociale e politica che è assolutamente falsata. Quindi noi dobbiamo assolutamente incominciare a pensare che c'è uno dei poteri, il potere più importante dello Stato, che ci è stato negato. Negato, sarebbe troppo lungo qui andare ad analizzare come e perché hanno fatto e come è potuto accadere, insomma è troppo complicato. Però questo è, se vogliamo rifondare uno Stato, questo è il principio, noi dobbiamo partire dal primo potere dello Stato e riappropriarcene. Come voi probabilmente non sapete, qualcuno lo sa, fino al 1992 la Banca d'Italia era sì di diritto, era privata ma di diritto pubblico, ma in realtà era controllata dalle tre banche di diritto, banche di interesse nazionale, che erano state comprate all'epoca della crisi di Wall Street successiva. E quindi ecco, era controllata dallo Stato, pure in maniera marginale dal tesoro, ma insomma era controllata dallo Stato. Da allora tutta una serie di sfaceli che non sto a dire, e gradualmente oggi noi questa sovranità monetaria, che è il primo potere dello Stato, oggi è in mano alla BCE, che è una società SPA privata, controllata da privati investitori, di cui si conosce benissimo il nome, perché sono le 15 nazioni, le 15 banche nazionali, le 15 nazioni che hanno aderito, ma le quali 15 banche nazionali e le 15 nazioni che hanno aderito sono a loro volta gestite da azionariato di banche commerciali private, che hanno magari in Italia un nome italiano, ma che in realtà sono controllati da investitori per la maggior parte, per la maggioranza esteri. Quindi noi siamo oggi nella situazione in cui qualunque governo va al potere, che siano i grillini o che sia il PD o che sia qualunque altro potere politico che vogliate immaginare per il futuro, se noi non ci riappropriamo della sovranità monetaria, del primo potere istituzionale, noi non possiamo fare nessun tipo di scelta politica, non possiamo, ecco perché la presa 8 prima diceva: io prima ho votato in un modo, poi ho votato in un altro, non è cambiato un cazzo. E infatti non può cambiare un cazzo, perché come fa a poter cambiare se i soldi che deve gestire un governo te li centellina un altro privato che ti dice: a te te li do, a questo non glieli do, o per fare quella cosa lì te li do e per fare l'altra cosa non te li do. Quindi ecco, noi oggi dobbiamo intanto ricominciare a ricostruire concettualmente che cosa è lo Stato, e quindi noi abbiamo questi quattro poteri. Contestualmente però, per qualunque altro tipo di sviluppo poi politico vogliamo dare, noi abbiamo anche un altro successivo passo da fare, e cioè dobbiamo capire che gli elementi che compongono il sistema economico di qualunque genere lo vogliamo immaginare sono 4-5, e cioè ci abbiamo gli uomini, ci servono le persone per fare uno Stato e per fare anche una politica economica o politica tout court, servono le risorse economiche, servono le risorse minerarie, alimentari, eccetera, il know-how, perché se non c'hai il know-how non vai da nessuna parte, l'energia, perché se non sai l'energia non vai da nessuna parte, ma soprattutto non vai da nessuna parte se non c'hai i soldi tuoi. Quindi devi avere i soldi tuoi. I soldi ce li dobbiamo stampare noi, non la Banca Centrale Europea o la Banca Nazionale. Allora andiamo un po' oltre. Io sono un rivoluzionario nato, lui lo sa, oppure insomma sa benissimo le lotte che faccio in continuazione da oramai mezzo secolo, e quindi il discorso va visto sotto questa prospettiva. Noi dobbiamo andare a fare cioè quello esattamente che ci non si aspetta il nemico non si aspetta mai che tu ti comporti utilizzando gli suoi strumenti. I suoi strumenti, allora arrivo alla cambiale sociale. La cambiale parte, vi faccio una piccola, diciamo, excursus per capire cosa è la cambiale, anche qui mistificata e demonizzata da chi vuole che le cambiali non le utilizziamo. Le cambiali tutte hanno molti nomi, si chiamano buoni sovrani, si chiamano in 10.000 modi, ma sono sempre cambiali. Le cambiali le usano prioritariamente le banche per interscambiare fra di loro i valori.
no? Quelle, o i buoni dello Stato, quelli che hanno trovato a Chiasso 4 anni fa 135 milioni di dollari del 1934, no? Che non appaiono un po' qua e là in giro per l'Italia. Lì c'è una storia lunga che poi mi riservo di scriverci un libro, perché è veramente un romanzo, o altro che Ian Fleming, da ridere, Ian Fleming. E per quella cosa lì il signor Berlusconi è stato condannato in America a 20 anni di carcere, la gente lo sa poco. Poi sempre queste campagne. Insomma, in questa storia, questo per dire, insomma, che c'è bisogno. Perché le dà 20 anni a stare. Sì, sì, il giapponese. Infatti che Berlusconi in America è Giovanni. Infatti il quello. Non può andare in America. Anche la no, se lo facciamo bene. Mafioso vero. Ecco perché lui non va d'accordo con gli americani, tra l'altro, da un po' di anni, no? Da quando l'hanno condannato. Vabbè, allora, la cambiale sociale. Allora, parlavo delle cambiali. A seguito del crollo di Wall Street nel 29, nel 1930 fu indetta un congresso internazionale di Ginevra, uno dei tanti, dove si raccolsero gli emissari delle banche centrali e del ministeri vari economici di 41 nazioni. Sono state fatte una serie di incontri di questo genere. Questa del 7 dicembre del 1930 era diciamo, dedicata allo studio della cambiale, cioè esisteva già anni, ma insomma mettere a punto uno strumento internazionale per il pagamento, diciamo, fra i tanti tipi di pagamento, anche attraverso questo strumento qua, fra stati, fra banche, eccetera. Questo trattato poi è scaturito, sfociato in una convenzione di Ginevra, che poi è stata ratificata da questi 41 stati. Questi 41 stati, fra cui anche l'Italia, il Brasile, il Canada, l'Ucraina e tutti gli altri europei, eccetera, eccetera, ma non l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Quindi questa la dice lunga anche su un certo tipo di origine, da tenere presente che erano coinvolti tutte le maggiori potenze mondiali, e strano molto che insomma non si siano stati anche loro. Vabbè. La cosa importante da dire è che poi il Parlamento italiano ratificò il trattato e la convenzione in una legge che era Regio Decreto 1669 del 1933. Da lì oggi abbiamo la legge sulla cambiale, che è esattamente la stessa, cioè è cambiato il governo, è cambiato il fascismo, è cambiata la Repubblica e quant'altro, adesso abbiamo sempre quella legge lì, perché quella legge lì è in vigore in virtù di quel trattato internazionale che, per disconoscerlo, è molto complicato. E quindi gli stati, tutti e 41, hanno cambiato conformazione, gestione politica, sono assorbiti, integrati, modificati. Comunque ancora è valida questa legge in tutti questi stati che l'hanno ratificata. Da lì discende tutta una serie di cose, insomma, che quindi gli scambi anche tra i buoni, i sovrani, i bibotti e quant'altro, sono riconducibili a questa forma. Allora, è impossibile modificarla, questa legge, di fatto, e quindi è insopprimibile il diritto di ciascuno di poter aderire a, appunto, parlavamo prima di diritto, di legge e di interpretazione, eccetera, e quindi è uno strumento che utilizza il potere anche nei vertici più alti, che noi altrettanto possiamo utilizzare. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sempre delegato qualcuno a decidere della emissione monetaria, che fosse il principe, il duca, il doge, che ne so, il presidente della Repubblica o il ministro del tesoro. Noi abbiamo sempre delegato qualcuno, non l'ha mai emessa nessuno la moneta. In origine si emetteva, ma non entriamo troppo nel dettaglio, che sennò siamo più ore. Insomma, quello che voglio dire è che noi abbiamo questo strumento da sempre a disposizione e ce l'hanno demonizzato. Perché? Faccio due esempi soltanto. Il primo boom economico del dopoguerra, per la maggior parte, perché soldi non ce n'erano in quanto c'era il problema della cattura, della dispersione del tesoro e tutto il resto che sappiamo, è stata fatta la prima ricostruzione industriale proprio attraverso l'emissione di miliardi di cambiali che non so dire.
La stessa cosa, tutta la, ho fatto una ricerca un po' di anni fa, quando uscì la 4785 per l'abusivismo edilizio, fece una ricerca che ravvisò che praticamente in Italia c'erano circa 36 milioni di abitazioni abusive, non qualcuna, 36 milioni. Queste abitazioni abusive, tra cui poi ci hanno fatto anche rientrare a casa mia, che io ho fatto addirittura ben 3 progetti, però risulta, e sono in lotta con il mio comune, vabbè, lasciamo stare. Questo per dire però che 36 milioni di case abusive non potevano essere finanziate da un prestito bancario o di qualunque altro sistema legale. Ha dovuto essere diciamo, portato a compimento questo diciamo, progetto immane abusivo di costruzione di villette, case, eccetera, eccetera, con il pagamento in contanti. O nel caso mio, per esempio, io mi ricordo benissimo, firmai un 150 milioni di cambiali dell'epoca, che era una cifra enorme, mi ricordo, c'era ancora qualche parte, una scatola di scarpe piena di cambiali. Questo vuol dire che però la gente dava credito. Il credito quindi non è la banca che lo dà, ma lo dà la gente. La gente che accetta la moneta, che accetta lo check, che accetta qualunque tipo di cosa, sulla fiducia che lei poi, quando la ridà, qualcuno gliela accetta. E la cambiale è la stessa cosa. Soprattutto è la stessa cosa da quando appunto nel 2002 la convertibilità in oro con la lira diciamo virtualmente ancora c'era, ma a partire dal 1 gennaio del 2002 l'euro non è convertibile in niente. E fra l'altro l'euro non è a manco di chi ce l'ha in tasca, è sempre in eterno della BCE, che è un assurdo dell'assurdo. Se oggi una volta c'era la convertibilità in oro e quindi il valore era dentro la moneta e era la moneta che veniva scambiata con il bene che tu mi davi, quindi ero io che detenevo la moneta che ti davo un qualcosa a te che bonariamente, bontà mia, io te l'acquistavo. Ma oggi che per convenzione appunto l'euro non è nulla, è un pezzo di carta al momento in cui viene emesso, tant'è che non c'è scritto assolutamente niente, non è neanche un titolo, almeno ancora un titolo portatore. Quando diventa valuta, quando diventa moneta e tutto il, diciamo, quello che ne consegue? Nel momento in cui integra il valore del manufatto, del bene, del prodotto che viene dato in scambio. La moneta quindi entra nel circuito senza valore, nel momento in cui ci entra diventa valore, perché integra in sé quel valore del bene che qualcuno ha venduto. È in sé la formula è ottima, è eccezionale, è concettualmente assolutamente perfettamente condivisibile anche da noi che siamo qui stasera. È criminale, aggiungerei io però. No, non è criminale, è molto serio. Perché? Perché noi di Alba Mediterranea abbiamo ben esaminato la questione, cioè la cosa che ci accomuna tutti qua è il rispetto del valore dell'altro. E quindi la moneta, nel momento in cui, sappiamo che in tasca non vale niente, nel momento in cui è vergine, però nel momento in cui la scambiamo diventa riconoscimento ufficiale e quantificazione metrica del valore dell'altro, non del valore nostro. Non so se è chiaro il concetto. È lo stesso ogni volta che noi facciamo una transazione, una volta la emette lui la cambiale, una volta la emetto io, oppure nel momento che già sono nel circuito perché qualcuno l'ha emessa prima di noi, io l'accetto, perché qualcuno viene e dice, sai, ma un altro mi ha dato sta cambiale, me la cedi, te la posso cedere? E io dico di sì o di no, a secondo di quello che voglio fare, ma insomma, ecco, quindi quello che vogliamo fare noi, in realtà, noi di Alba Mediterranea, è proprio questo, cioè andare al limite del concetto, all'eccesso proprio, al massimo permesso proprio dall'immaginazione, e quindi non più fare cambiali, perché poi adesso dico anche 2 o 3 caratteristiche, non più fare cambiali che come una volta andavano pagate, perché? Perché nel momento, cioè una volta, quando c'era la convertibilità in oro, come dicevo prima, era quello il valore, era l'oro. Quindi giustamente la cambiale, nel momento in cui la emettevo, era solo una promessa di pagamento che poi dopo io ci avrò il pezzettino, il lingottino d'oro, vado in banca e la ritiro, e quindi a quel punto ho esaurito il mio impegno con te.
no? Il mio impegno negoziale. No. Oggi, quando l'euro non è più il valore, perché non c'è una contropartita in oro nell'euro, è del tutto inutile che io vado a bancare una cambiale che poi pago con un pezzo di carta che non vale un cazzo. Non so se è chiaro il concetto. Scusate le parolacce, ma cioè, in qualche occasione è necessario, perché così stimolano l'aggressività e l'attenzione. Allora, questo è il principio. Noi dobbiamo di nuovo riappropriarci di quello che è un valore assoluto della sovranità individuale di emissione monetaria, che non c'è mai di fatto stato tolto, perché questo strumento è sempre esistito. Quindi anche negli Stati Uniti, per esempio, durante la corsa alla conquista dell'West, quando non c'era moneta presso, perché la gente anche lì scarseggiava la moneta, prendeva un pezzetto di carta nel saloone e scriveva I owe you, cioè io ti devo $5, ti devo $10, ti devo $1000. E poi magari si sparavano, perché quello non, poi non gli dava i dollari, ma in questo caso i dollari non si devono manco dare. Perché? Perché la cosa importante, che poi Domenico magari vi spiega meglio, e poi lascio campo anche a lui, è che in qualunque, una cosa importante del concetto della moneta è che, giustamente, come adesso finalmente si è arrivati a raggiungere, si capisce che il valore è il valore indotto dal prodotto che viene. Ma se è un, diciamo, è un'azione bionivoca, cioè la moneta sta al valore del bene che io prendo, se il bene, dopo 6 mesi che ho comprato, facciamo conto, la macchina nuova, o 6 mesi che ho comprato il frullatore, o 2 anni che ho comprato, che ne so, il computer, o 5 anni che ho comprato la stufa a legna, quella si rompe, perché il valore che ha quantificato quel valore della stufa che va a puttane dopo 5 anni deve continuare a rimanere in circolazione e soprattutto crescere, quando invece il valore di cui è la controparte è andato a finire a zero? Quindi noi, per esempio, di Alba Mediterranea abbiamo pensato che era giusto che il valore decadesse, e quindi, come c'è un interesse passivo, c'è anche un interesse negativo, e quindi l'interesse negativo porta, dopo 4 anni della nostra cambiale sociale, ad arrivare a valore zero. Può sembrare catastrofico un, diciamo, ragionamento del genere, ma no, non è così, perché quello che conta è il valore prodotto all'interno del paese. E il valore del prodotto all'interno del paese dipende dagli altri 4 elementi che dicevo prima, cioè le risorse, l'energia, la materia prima e il know-how. E noi ci abbiamo tutto. Ci abbiamo tutto quello che ci serve. L'unico problema è la moneta. Ce la stampiamo da noi. Oh. Buonasera a tutti, dopo il fiume di Orazio Carneri ho bisogno di una diga. Vorrei dire rapidamente alcune cose, perché siamo arrivati stanchi, è tardi, però sono quei concetti che vanno capiti, vanno chiariti. Intanto la moneta serve a 3 funzioni. La prima funzione è quella di unità di conto, che è una funzione importantissima, che vuol dire che io, che esercito l'attività di salumiere e lui che esercita l'attività di torrefice, esprimiamo i nostri conti nello stesso linguaggio. Quindi noi possiamo sapere, conoscere della realtà economica di un paese, di un gruppo, di un'aggregazione, di un'azienda, senza dover necessariamente parlare di salumi o di oro o di computer o che altro. Questa è la funzione di unità di conto. C'è una seconda funzione, che è quella di mezzo dello scambio. Anche lì, no, è difficile stabilire quanti prosciutti vale un computer o quanti computer vale una casa o una stufa o che altro. Usiamo anche lì lo stesso linguaggio e lo esprimiamo in numeri.
e moneta. Dopodiché c'è un problema, c'è una terza funzione. La terza funzione è quella di riserva di valore. Riserva di valore significa: ma io mi tengo il denaro perché domani non si sa che cosa può succedere. Dopodomani, dopodomani ancora, il denaro serve a garantirsi il futuro. Anzi, per la verità, il denaro è stato creato, il tempo è stato creato proprio perché il denaro dava la garanzia del futuro. Il tempo, così come noi lo contiamo, no? Fu creato da Numa Pompilio, brevissimo inciso, il quale, quando sistemò il calendario romano, e Romolo l'ha fatto in 10 mesi, perché qua non si faceva nulla, cioè d'inverno non aveva senso contarlo, creò 12 mesi lunari più un 13° mese. Il 13° mese si chiamava Mercedonio. Il Mercedonio veniva indetto ogni 2 anni di 21 giorni e ogni 4 di 22, perché se fate il conto, 10 mesi di 29 più 2 mesi di 31, perché marzo e dicembre erano di 31. No, fa un numero tale per cui, che non so, 365, per arrivare a 365 ne mancano o 10 o 11 giorni. E quindi il Mercedonio veniva indetto ogni 2 anni dai pontefici minori, che erano quelli che curavano Ponte Sulpicio. Curavano Ponte Sulpicio perché di là del ponte si faceva il grande mercato con la gente che veniva dal nord. Perché c'era il guado. C'era il guado. No, il ponte era il ponte smontabile, no? Ancora adesso lì c'è Porta Portese, cioè il mercato lì c'è stato da 3.000 anni. Il tempo fu creato proprio perché nel mese mercedonio venivano fissati tutti i pagamenti. Ok? Fu creato e in funzione del mercedonio, della creazione del mercedonio, venivano calcolati gli interessi. Che nell'antica Roma erano mostruosi. Ma questa è un'altra storia. Morale: la funzione di riserva di valore è quindi quella di garantirsi il futuro, cioè l'inesistente, perché credo che se c'è una cosa su cui tutti qui dentro siamo d'accordo, dovremmo essere d'accordo, è che il futuro è cos'è? Noi viviamo il presente, noi siamo l'essenza, che crediamo o meno nell'immortalità dell'anima. Indipendentemente da questo, l'esistenza è il presente, cioè che siamo noi adesso, ora, qui, in questo istante. Domani non esiste. Il pensare al futuro è proprio il pensare in termini di potere. Uno. Punto numero due. Il concetto riserva di valore comporta un trasferimento, una alienazione, come chiamava Marx, dall'individuo alla cosa. I valori, e qui non sono d'accordo con il buon Orazio, appartengono esclusivamente agli esseri umani. Le cose non hanno in sé alcun valore se non sono usate dagli esseri umani. Questa cosa, che in realtà è stata... Devono anche essere scarse. Sepolta, eh? Devono essere scarse. Sì, nella logica dell'economia, no, le cose hanno valore, tra virgolette, no, in quanto se sono scarse, sono attendibili. Perché le cose che non sono scarse non hanno valore. Tipo l'aria non ha valore. Però poi non è così. L'acqua non ha valore, ma non è così. Ce n'è uno però non monetizzabile. No, il punto qual è? Il punto qual è che poi io dico... No, la scarsità dei beni è un concetto politico, è un concetto legato al potere. Dico, i beni, o meglio, le risorse sono sempre sufficienti. Se non sono sufficienti, perché qualcuno ti mette le condizioni che, per cui non lo sono. E quindi un potere, una situazione contingente, se qui dentro chiudiamo questa stanza ermeticamente, dopo un po' l'aria diventa scarsa, ma dobbiamo chiudere ermeticamente. Il fatto che le risorse sono sempre sufficienti è dimostrabile logicamente, è dimostrato logicamente, io l'ho dimostrato nei miei libri,
non vi sto qui a ripetere la dimostrazione, vi do un'idea di che cosa intendo. Fino a 100 anni fa, più o meno, l'80%, 85% della popolazione addetta, dei lavoratori addetti all'agricoltura, non ce la facevano a sfamare circa 1 miliardo di persone che vivevano su questo pianeta. Oggi il 7% circa, nei paesi occidentali è molto meno, negli Stati Uniti è il 2, in Italia è il 4, quindi insomma stiamo parlando di molto meno, il 7% complessivo, no, di addetti all'agricoltura produce in eccedenza, ma non in eccedenza un po', in eccedenza 300.000 tonnellate di cibo in Italia ogni anno che vengono buttate. Per cui se c'è ancora la fame in alcune zone del mondo è perché c'è un problema di distribuzione di un prodotto che è diventato anch'esso sovrabbondante, il cibo. Che cosa è successo? Qual è la risorsa principale per cui il bene, il cibo da scarso è diventato sovrabbondante? La terra è sempre la stessa, anzi è di meno, perché l'estensione di terreno, no, adottate per la coltivazione sono diminuite e tendono ancora a diminuire. Ciò che è successo è che alle coltivazioni è stata applicata l'intelligenza, nella fattispecie un'intelligenza un po' deviata, perché usa strumenti chimici, usa una serie di, no, di tecniche, no, che non sono tanto compatibili con la natura. Tuttavia noi possiamo immaginare un'intelligenza diversa. La permacultura è un'intelligenza diversa. Un terreno coltivato a permacultura produce circa 4-5 volte di più di un terreno coltivato chimicamente o con tecnologie, no, moderne, e questo a sua volta produce 60 volte di più di come coltivavano i terreni romani, per esempio. No? E le tecniche dei romani producevano 4 volte di più di quelle dei greci, perché adottavano il sistema della rotazione, eccetera, eccetera. Quindi la risorsa vera qual è? Non è la terra, non è il bene, non è, perché se la mettiamo dal punto di vista del bene, certo tutte le risorse sono limitate, no? Ma è l'intelligenza applicata all'organizzazione dei beni. Quindi, primo, quando si parla di funzione, di riserva del valore della moneta, stiamo dicendo due bestemmie. La prima è che ci riferiamo al futuro, cioè a qualcosa che non esiste. La seconda è che deleghiamo a un pezzo di carta, virtuale o meno che sia, qualcosa che è proprio degli esseri umani, perché i valori sono proprio degli esseri umani. Ma perché c'è questa delega? Perché qui c'è stato un rovesciamento, détournement, come dicono i francesi, no? Un rovesciamento dei fini. E cioè la società, che è una roba, e dobbiamo pensare che cosa serve, no? Noi siamo tutti quanti qui e vogliamo, siamo tutti quanti probabilmente fortemente insoddisfatti di come vanno le cose in questo mondo, e vogliamo fare un'altra cosa. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo fare una cosa, una società diversa. Che vuol dire? Vuol dire fare un'organizzazione di esseri umani che abbia una serie di cose in comune, gli obiettivi, gli strumenti di organizzazione, avere degli obiettivi e dei comportamenti in comune, ovvero un'etica in comune. Il discorso dell'etica, il discorso delicato, etica o morale sono sinonimi. Etica viene dal greco, ethos, morale viene dal latino, mores, significa. No, la differenza io non. Cioè, lo so che qualcuno attribuisce all'etica, no, l'etica collettiva, la morale quella individuale, o viceversa, ma in realtà non è così, hanno entrambi. La morale è unica, le etiche è una cosa. Sì, in realtà voglio dire entrambe vengono dai mores, dai costumi e dai comportamenti, no? Quindi sono le discipline dei comportamenti all'interno della società. Sì, noi vogliamo una società probabilmente leggera. La morale è a monte e ti dice come ti dovresti comportare, l'etica è a valle e ti dice come ti sei comportato.
Ma se non lo uso che ne facciamo? Era marginale questa cosa. Sì, però è importante. E c'è una differenza tra etica e morale. E io chiamo etica anche integrità, cioè coerenza di pensiero, parola, azione, che dà come risultato l'essere umano completo e integrato. Invece la morale o la pseudomorale è una serie di comportamenti che vengono indicati dal potere, quindi ha uno standard scelto e indicato dai dominatori del momento o del posto. Quindi l'integrità, noi nasciamo con una tendenza naturale verso l'integrità, ma l'integrità non c'è niente a che fare con la moralità, ossia è una coerenza di pensiero, parola e azione che ti danno un essere integrato e completo. Invece la pseudomoralità è un modo coercitivo di dare dei condizionamenti e dei comportamenti da chi ha il potere in quel momento o in quel luogo. Quindi c'è una differenza. Sono le sfumature della morale. Sì, vabbè, io non sono d'accordo. Parleremo di filosofia morale, no? È un esame fatto da 10 volumi, alto così di parole. Non ha molta importanza. Il discorso qual è che, etica o morale che sia, se tra le regole c'è l'etica, abbiamo una società e più regole etiche ci sono o morali, no? Nella società, più la società è chiusa. Una società leggera, una società in cui le regole dell'etica non esistono o comunque sono assolutamente minimali, che non significa non condividere dei fini, no? E quindi l'impossibilità che ci sia una società. Su questo aspetto volevo sottolineare un elemento che secondo me è di grande importanza. I latini dicevano ubi societas ibi ius. Questo brocardo significa dove c'è una società c'è un diritto. Questa regola vale solo se si presuppone come fondamento della società un potere. Se noi possiamo immaginare una società senza potere, che vada oltre il potere, una società della relazione, per esempio, il matriarcato è una società senza potere. Okay. Il potere ha un dato di nascita ben precisa, nel mito è Bellerofonte che uccide la chimera, no? Nella storia è la fine dell'anima collettiva del matriarcato, no? E la società del potere avrà una fine. Io dico che siamo prossimi alla fine della società del potere. Se dobbiamo immaginare una società senza potere, dobbiamo immaginare delle regole che non siano legate al potere. Sotto questo aspetto, quando Lorella stamattina parlava di distinzione tra diritto, legge e giustizia, Il punto fondamentale, la successione non è questa, non è diritto, legge e giustizia, è lo ius, che per i latini significava due cose, il potere del comandante e il diritto, è la fonte del diritto. Ius è un termine che viene da Iovis Filius, no? E lo ius si accompagnava nel diritto romano alla vox, alla vocatio. La vocatio in ius significava evocare la voce del figlio di Giove. Il comandante della legione era il figlio di Giove.